Napoli è in un momento importante perché sta crescendo tanto come immagine nazionale e internazionale. Questo grande afflusso turistico, la ripresa degli investimenti sulla città sono un segnale molto significativo. Chiaramente il mondo dell'impresa rappresenta uno dei protagonisti, se non il protagonista fondamentale di questa nuova fase, perché oggi Napoli non è solo bellezza, non è solo paesaggio, non è solo tradizione, è anche un brand di prodotti, sapori, cultura che tutti nel mondo vogliono, quindi noi la dobbiamo promuovere, spingere e trasformare in ricchezza per la città. Sindaco, Presidente della Camera di Commercio, do parole di stima per l'amministrazione, ha detto che c'era l'accordo politico per le luminarie, non ha capito però cosa non ha funzionato. Sì, c'è stato un problema amministrativo che devo dire neanche io ho capito nei dettagli che cosa non è successo, però insomma questo adesso stiamo trovando una soluzione, abbiamo trovato una soluzione temporanea, sicuramente l'anno prossimo lavoreremo con grande anticipo utilizzando strumenti diversi perché le procedure che erano state avviate evidentemente avevano dei tempi troppo lunghi per poter andare a termine con la scadenza delle feste natalizie. Sindaco, la promessa che l'anno prossimo creeremo un evento legato alle luminarie anche in città Napoli? Sì, noi abbiamo anche, devo dire, la città metropolitana ha dato risorse a tutti i comuni proprio per fare in modo che ci sia una presenza di luminarie dappertutto. Napoli l'anno prossimo faremo un evento molto più importante per illuminare la città, anche se Napoli si illumina da sola, quindi le luminarie sono un di più. Sindaco, lei ha detto che la città metropolitana ha dato un contributo per le luminarie in provincia. Si illumina anche Ischia quest'anno dopo il Natale, l'anno scorso molto triste. Un suo messaggio agli isolani. Sì, ma l'isola rappresenta una grande risorsa per tutta la Campania e per l'Italia. L'anno scorso è stato un Natale molto triste, adesso si sta reagendo in maniera significativa, la ricostruzione sta ripartendo, quindi un augurio agli ischitani con la consapevolezza che Ischia è una grandissima risorsa per Napoli e per tutta l'area metropolitana.